Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà uno svuota la spesa Lidl. Si muore di caldo. Sono andata perché dovevo prendere soprattutto roba che va in frigo, quindi formaggi, affettati, frutta. Comunque adesso tiro fuori le robe del frigo e del freezer e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, rieccomi, vado un po' veloce perché altrimenti mi si scongela e mi si rovina tutto. Perché come sapete ho anche mezz'oretta di strada perché abitando in montagna. Qui non ci sono supermercati, quindi sono dovuta andare in città e per venire su ci vuole mezz'oretta e fa caldissimo. Nonostante io usi quei sacchetti lì, stamattina, siccome ero di fretta, mi sono dimenticata di mettere dentro le bobine del ghiaccio. Uso per le robe del frigo e del freezer questi sacchetti termici. D'inverno semplicemente questi, mentre d'estate metto sempre all'interno la bobina. Però stamattina mi sono dimenticata, quindi vado di corsa. Allora, ho preso le ciliegine di mozzarella, questo qua mi sembra che vengono 1,09 euro, io le utilizzo in questo periodo tantissimo per fare delle insalate fredde, nell'insalata di riso, nell'insalata col couscous, nell'insalata che faccio mista di orzo, farro e riso, e magari se faccio delle torte salate, quindi le utilizzo in diversi modi. A volte faccio anche la pasta fredda con i pomodorini e la mozzarella, viene buonissima. Poi mi ispiravano un sacco, li avevo visti sul volantino della settimana americana. Ho preso questi yogurt qua. Questo qua al muffin l'avevo già assaggiato e se non mi ricordo male era molto buono. E poi ho preso questo qua che invece è con mirtilli, penso, crowberry e chips di cioccolata. Questo qua, crowberry, mi viene il dubbio che non siano i mirtilli, ma sono i mirtilli rossi americani, corretto. Poi ho preso una ricotta fresca, questa qua io l'utilizzo per fare gli gnocchetti di ricotta, oppure d'estate a volte faccio anche, compro i cannolini e faccio la crema di ricotta con un po' di ricotta e zucchero, la metto all'interno dei cannolini e li mangiamo. Sono un dolce fresco estivo, molto ma molto buono e super veloce da fare. Poi avevamo finito praticamente gli affettati, cioè non ne avevo proprio più, quindi ho preso 3 di speck, questo qua col marchio Südtirol, che secondo me è il più buono, questo fatto così. Lo utilizziamo per fare i saltimbocca, che tra l'altro ho preso, che sono quei panini da fare alla piastra tipo autogrill, le piadine. A volte d'estate ci mangiamo anche dei panini perché fa caldissimo, oppure lo uso per fare la pasta con la panna e lo speck, oppure con panna, speck e noci, oppure con il formaggio, lo speck e le noci. Poi è tornato il periodo estivo, quindi è tornata la nostra carne salada, che è una ricetta tipica del Trentino al carpaccio. Io prendo la carne salata, vado a mettere un filo d'olio, un po' di scaglie di grana sopra, o anche formaggio grattugiato, e un filo d'olio, il limone, un po' di pane, la mangiamo fresca perché sta facendo caldissimo, è super saporita e riempie anche parecchio. Quando Jobby non poteva pranzare al lavoro, spesso, che non c'erano le mense, spesso se la portava, anche per, quindi anche chi ha mariti che lavorano magari fuori e non hanno la possibilità di andare a pranzo in ristoranti, eccetera, ve la consiglio. Io gli preparavo una piccola borsa frigo, glielo mettevo all'interno dei contenitori nei quali sotto si può mettere il ghiaccio e lui la mangiava a pranzo con un po' di pane. Poi vabbè, 3 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità, questo qua con solo 2% di grassi, quello che prendo sempre. E poi oggi avevo voglia di mortadella, quindi ho preso mortadella Bologna con pistacchi, questa qua, che non mi ricordo, ma mi sembra di non averla mai presa da Lidl. Ogni tanto la prendo da Eurospin, ma è senza pistacchi. Comunque, poi per sempre fare delle insalate fresche ho preso il polpo. Questo qua basta metterlo in un po' di acqua bollente, dopo una decina di minuti è pronto. Io vado a fare a bollire a parte anche delle patate, poi lo condisco con un po' d'olio, un po' di limone, un po' di prezzemolo, un po' di sale, un po' d'aglio e viene super super buono, super fresco anche questo. Per stasera ho preso gli hamburger di tacchino con erbette, 2 confezioni, perché volevo fare i panini con hamburger, oppure gli hamburger e l'insalata, adesso vedo, ed erano, se non erro, in offerta. Poi per gli gnocchetti di ricotta che vi dicevo prima, dei quali vi avevo girato già una ricetta, se mi ricordo ve la lascio qui. Ho preso il formaggio fresco spalmabile, questo qua simile alla Philadelphia, che io vado a miscelare con la ricotta. Poi ho preso 3 confezioni di grana padano grattugiato, la terza non so dove è finita, c'è anche una mosca che gira, ve la faccio vedere magari dopo. Poi ho preso
i wurstel, questi qua, che utilizzo per Mattia sulla pizza perché mi piacciono un sacco, e poi ovviamente per le insalate di riso varie o anche per il couscous. Idem i filetti di bresaola, io li utilizzo di solito quando faccio l'insalatone, vado a mettere magari la lattuga, un po' di pomodorini, un po' di formaggi e un pochino di bresaola, un po' di sale, un po' di olio e un po' di limone. È super fresca, super veloce, riempie parecchio perché mangiata magari con un po' di pane tostato, con un po' di pane normale, è bella sostanziosa. Da fare ogni tanto alla sera ho preso i bastoncini da tenere in freezer, questi li faccio o in padella o in friggitrice ad aria. Poi ho preso formaggio Masda, che io vado a mettere magari quando faccio la pasta al forno, o magari anche questo lo taglio e lo metto nell'insalata di riso, nelle insalate varie o nelle torte salate. Una bustona di mozzarella, questo qua io lo utilizzo principalmente per la pizza. Formaggio a pasta filata simile al garbanino che vado ad utilizzare come il masdam, lo taglio quando faccio o la pasta al forno o le insalate varie. Per Mattias i Kinder Pinguì. Poi ho preso da fare con le uova per cena, in realtà perché noi lo mangiamo a cena, non a colazione, il bacon, sempre della settimana americana. Vado a fare il bacon in padella, senza olio, senza niente, così lo faccio rosolare, madonna mia sta mosca. E poi vado a fare, a parte le uova, le sbatto e faccio tipo tutte le uova strapazzate. Non c'era purtroppo il salmone, sapete quanto io lo amo, però era finito tutto. C'erano solo le fettine di trota e iridea affumicata. Mi ricordo che le avevo già prese, comunque erano buone, le ho riprese. Perché io a pranzo magari me le metto dentro al toast oppure le mangio semplicemente con un uovo e questo. Lo metto all'interno delle insalate, magari mi faccio un'insalata con l'avocado e questo qua è un po' di lattuga. Oppure vado a fare il riso, poi taglio le striscioline di salmone, magari ci metto l'avocado. Ho preso anche il mango perché l'ultima volta a Venezia l'ho mangiata col mango ed era buonissima. E quindi lo utilizzo tantissimo. Per merenda per Mattias, questi qua che sono simili ai mumu, si chiamano Safari, budino giraffa, cioccolato e vaniglia. Poi, per le torte salate che vi dicevo prima, due rotoli di pasta sfoglia. Da fare o in umido o con il sugo i filetti di orata, che sapete ormai che io amo, quelli costicchiano perché costavano 6,55 euro se non erro, costano meno di Rospin perché da Rospin costano 6,99 euro. Per Jobby il suo amato Asiago, l'altra busta di grana, mozzarella per pizza, per fare la pizza, o anche questa vado a mettere per esempio se faccio le lasagne o la pasta pasticciata. E poi ho preso per me gli stecchi al limone, questi qua con la liquirizia simile a Luke che io amo. E per Jobby questi gelati qua, che sono simili al Magnum, c'erano le offerte XXL, quindi ne ho approfittato e gliel'ho prese. Visto che mi si sta scongelando la qualunque, vado a mettere in freezer e dopo continuiamo con le altre cosine. Allora, rieccomi, continuiamo. Qui ho messo un po' di frutta e di verdura. Ho preso le fragole, queste qua di Matera, che secondo me sono le più buone. Costicchiavano perché venivano intorno a 3,49 euro, ce ne sono dentro solo 400 grammi. Però sono, le altre non hanno un gran buon sapore. Poi erano in offerta, se non erro, 2,99 i mirtilli, 250 grammi. Scusate il fiatone, ma sto facendo tutto di corsa. Poi ho preso i pomodori ciliegino biologico, ne ho prese tre confezioni, 1, 2. E questa qua è la terza. D'estate ne usiamo tantissimo per le varie insalate, per la pasta fredda che vi dicevo prima, per fare la torta salata io la faccio con i pomodorini e la feta, quindi super utilizzati. Per il couscous, idem vale per i pomodori, ho preso questi qua, pomodori di pacchino IGP, GSG, Sipione, questi qua. Il cuore di bue erano bruttissimi, altrimenti avrei preso quelli per fare l'insalata o anche le bruschette. Però non c'erano, quindi cioè, c'erano ma non erano belli e quindi ho preso questi. Per Giambi l'uva bianca senza semi che lui ama, tre teste d'aglio di questo biologico, lo trovo più buono. Poi due avocado per le preparazioni che vi ho detto prima. Poi ho preso le mie mele preferite che sono queste qua, verdi, super croccanti. Sono un pochino aspre, ma sono davvero super croccanti, quindi vi rinfrescano e vi dissetano. Io d'estate le amo. Le lavo e le mangio così con la buccia. Poi ho preso i limoni, 4.
prendo sempre questi biologici perché quando faccio i dolci a volte grattugio la buccia. Poi ho preso il primo melone di stagione, questo qua giallo, e come vi dicevo prima un mango, questo qua. Poi per stasera ho preso 6 panini da tenere come scorta, era in offerta 0,65 il bamboletto, questo qua bianco. Da fare di sera, adesso che si muore di caldo, il pane per bruschette. Lo metto in piastra, preparo i pomodorini tagliati piccolini, un po' di basilico, un po' d'olio, un po' di sale. Li preparo un bel po' prima, così fanno venire fuori tanto tanto sughetto. E poi vado a metterli qua sul pane piastrato. E a volte ci metto anche un pochino di mozzarelline, quello che vi ho fatto vedere prima. Poi questa settimana c'erano gli organizer da frigo. Io in realtà non li ho presi solo per il frigo, ma li ho presi anche per i mobili che ho qua, la dispensa che vi ho fatto vedere l'altra volta, quella piccolina, per mettere all'interno le scatolette, così stanno più ordinate. E erano rimasti solo di questa dimensione perché sono usciti già lunedì, e ne ho presi tre. Questo è uno. E questi qua sono gli altri due. All'interno ci sono tutte le piantine del mini orto che danno adesso. Tra l'altro, l'altra volta con Giambi ne abbiamo piantate una decina e stanno già tutte germogliando. Infatti, dobbiamo trapiantarle. Praticamente trovate all'interno un dischetto di terra che va aggiunta un po' d'acqua, adesso non ricordo quanto, va mescolato e poi va aggiunto un altro pochino d'acqua. All'interno c'è anche la carta con i semini. Quindi riempite il vasetto con quasi tutta la terra, mettete il semino e mettete la restante terra, poi lo annaffiate di tanto in tanto e pian piano germoglierà. All'interno, mi raccomando, non strappate la carta perché c'è sia l'indicatore in carta che segna che pianta è, e sia ci sono proprio tutte le istruzioni su come farlo. Quindi abbiate cura di strapparla per bene, insomma. Poi ho preso anche questa piantina da piantare fuori, che se non erro si chiama Lilium, e mi si è ribaltata tutta la terra perché era secchissima, tra l'altro. Fa anche i fiorellini. E poi ho qua l'ultimo sacchettone, che però non so dove mettere. Aspettate un attimo. Allora, ci risuono, in qualche modo li ho messi qua, anche se c'è il delirio. Ho preso, perché mi ispiravano un sacco, i Loacker Twins al lampone yogurt, questi qua. Poi, per Giambi, per le merende, i panini questi qua morbidi al latte, che io li faccio con la marmellata o con la Nutella. A volte lui li mangia anche così vuoti. Poi ho preso il riso carnaroli, questo qua, scusatemi, perché avevamo finito il risotto per fare i risotti. Perché d'estate a noi piace mangiare ogni tanto il risotto, magari quando ci sono le serate un po' più fresche. Ho preso il lievito di birra, questo qua, Mastro Fornaio. Poi per gli aperitivi fuori ho preso aspettate che recupero l'altra, due bottiglie di queste qua di ginger lime, sono buonissime, se non le avete provate in estate super top, fuori in terrazzo, un pochino di questo, un po' di patatine, sembra di essere in paradiso. Poi ho preso della stessa linea questo qua che è bergamotto e menta di Calabria. Scusate se sentite ronzare, ma c'è una mosca che non riesco a buttare fuori, quindi perdonatemi. E poi ho preso due di queste acque fit con potassio, gusto lime e menta. Le ho prese tutte e due gusto lime e menta perché sono le mie preferite. Sono molto dissetanti, non tanto per il potassio, ma proprio dissetano. Poi per fare la crostata con gli amaretti e le pesche sciroppate, ho preso gli amaretti e le pesche sciroppate, perché da un sacco che non la faccio, ma a Joby piace tantissimo, quindi in questi giorni vorrei fargliela. Poi, come vi dicevo prima, ho preso i saltimbocca per fare i panini, questi qua sono davvero buonissimi. Li farcite all'interno, li mettete nella piastra o anche in forno, e una decina di minuti sono buoni. Qua dietro vi fa anche vedere qualche idea di preparazione. Poi, cos'altro ho preso? Un altro pan bauletto. E non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere un altro, ne ho presi tre in totale. Poi, i panini per hamburger, se stasera faccio gli hamburger. Anche se in realtà ho preso il pane, quindi mi sa che li faremo domani. Adesso vedo cosa mi dice Jobby.
Per Zambia era in offerta 2,89 euro, le Kinder colazione più con 5 cereali, che lui piacciono molto. E per Job invece gli ho preso i suoi soliti croissant al cioccolato. Poi per Mattias gli ho preso questi morbidini 4, che sono praticamente dei panini super morbidi che a lui piacciono tantissimo, e li mangia a merenda vuoti praticamente. Per pulire di fuori i bidoni e tutto il resto, il tavolo eccetera, le uso un sacco d'estate, ho preso le salviette, queste qua, della Napisan, le uso anche di sopra sul terrazzo. Mi sembra che le ho pagate 3 euro e qualcosa e ce ne sono dentro 80, costicchiano, però sono davvero davvero super comode, anche per pulire i bidoni della spazzatura. Anche adesso che siamo andati per esempio a Venezia, io le uso anche per pulire poi tutta la valigia. Poi in teoria abbiamo quasi finito, ho preso la carne montana per fare uova e simmental, che a Giobbi piacciono un sacco. E il vino, questo qua per cucinare, basta, non mi sembra che c'è altro da farvi vedere, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Adesso recupero lo scontrino così ve lo lascio scorrere e vedete i prezzi. Allora, in totale ho speso 153,57 euro, vi faccio vedere. Ecco qua. Vi faccio scorrere anche lo scontrino. Nulla, chiudo qua questo video, spero di avervi tenuto compagnia e magari di avervi dato ispirazione per le vostre spese. Vi abbraccio forte forte, come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto e anche nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se vi è piaciuto. Ciao!